troppo intorpiditi. Se ne vanno. Fanno bene andarsene. Cosa devono fare qua? Qui bisogna prendere dei settori qui e chiamare tutti gli artisti del mondo e dire bene, questo settore è vostro, come è stato fatto in certe zone della Sicilia. Hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo, hanno sistemato le cose, hanno fatto capolavori in centri dove c'era della microcriminalità, parlo di Favara. Hanno messo a posto il centro di Favara, che era un centro di microcriminalità, hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo, hanno dipinto, hanno fatto quadri, statue, monumenti, è diventato un centro culturale in centro della Sicilia che non c'era. Allora anche idee, ci vogliono idee, non costano miliardi le idee, le buone idee. Se ci vogliono miliardi vuol dire che non sono buone idee. Ma bisogna cambiare struttura mentale, questa gente qua non ha più, non deve più avere la possibilità di avvicinarsi a qualcosa di pubblico. Bisogna che il pubblico torni a essere una parola buona, dignitosa, onesta. Il pubblico è una parola che non si capisce più cosa sia, è mischiato col privato, i project financing. Allora il pubblico investe e il privato tira le somme e guadagna. E poi lascia queste robe qui. Poi si lasciano queste cose qua. Lo sfogo, grazie. Grazie. Ciao. In nome dei parlamentari, mi dite. Allora, Emanuela Corda, Nicola Bianchi, poi abbiamo il sindaco di Assemini Mario Puddu e l'eurodeputata Giulia Moi. Ciao.